tiedna speċjali fi Style Watch għana maħna mill-Italja l-Manuela Arcuri. Manuela, buonasera, benvenuta. Ciao, grazie a voi per avermi invitata qui nella fantastica Malta. Il nostro piacere. Come ti senti? So che non è la prima volta a Malta. No. Piace tanto? Questa è la terza volta, sto segnando ogni volta. Mi piace tanto e ci voglio tornare ancora perché è bellissima, è un'isola felice. Io la chiamo il piccolo paradiso. Quanto tempo ci metti per prepararti per una serata importante, diciamo? Un'ora, sì, un'ora ce la faccio perché 20 minuti per i capelli, per fare le acconciature e 40 per il trucco. E lo stilista favorito di questo periodo? Ma a me piace, poi dipende dalle occasioni, però passo, non so, dall'eleganza di Chanel alla trasgressività di Roberto Cavalli, mi piace molto. Un abito che le è rimasto in mente? L'abito con cui ho chiuso il Festival di Sanremo è stato l'abito, il classico rosso Valentino, ed è stato bellissimo, era tutto stretto in vita, largo sotto, proprio stile bambolina, mi è rimasto impresso, non lo dimenticherò mai. Un abito che o un look forse che non metteresti mai, proprio non ti piace? Non mi piace, forse un po' gli abiti anni 60, che sono gli abiti che comunque a trapezio, da sotto il seno sono larghi, sono un po' rettangolari, svasati così. Non mi piacciono quei tipi di abiti, non li porto mai. Hai uno stylist? Ci sono stati degli stylist, c'è stata Marvin De Angelis per esempio a Sanremo che mi ha aiutato, però l'ultima parola spetta sempre a me. Manuela, quale musica ascolti quando stai facendo un calendario un po' sexy? Combattere l'imbarazzo e vincere comunque il fatto che la gente ti guarda e tu magari sei in intimo, comunque in costume, un po' più spogliacciata, adoro la musica che mi carica, la musica più ritmata, in modo che se mi sento più carica, più forte, vai, riesco a posare più semplicemente.